Fanno sempre piacere, fanno bene, bisogna saperli prendere. Io non sono mai stato capace di andare sul palco a ricevere i premi, ma bisogna saperli prendere anche nel senso che non bisogna mai montarsi la testa, nemmeno a 50 anni quando si prende un premio, bisogna sempre cercare di mantenere l'umiltà. Io spero, dico tutto questo perché spero che di riuscire a portare avanti il mio mestiere, sì per la gloria, ma anche per ciò che riusciamo e possiamo a volte trasmettere, no? E questa è stata una circostanza che mi ha permesso, grazie a un grande regista, un grande cast, di esprimere delle cose a cui tenevo, importanti, penso, spero. Kim, secondo te che cosa è piaciuto di più di questo film? Cosa sarà? E di Bruno soprattutto? Ma io credo la sincerità, l'onestà, proprio è un progetto cristallino, è il film di un autore che si mette a nudo, che si mette in scena con tutte le fragilità, con tutte le idiosincrasie e poi penso che anche il tono particolare che ha questo film, no? Che sta sempre un po' in bilico tra dramma e commedia, sia in qualche misura un buon veicolo, ecco. Anche l'ironia, no? Si può raccontare anche il male, la malattia con ironia. Ironia, in questo volevo dire, cioè sempre, no? Tra commedia e... hanno anche coniato, penso, un termine, dramedy, ecco. Prossime cose? Sto facendo una serie, una lunga serie, e poi l'uscita della mia terza regia. Grazie.